Va bene ragazzi, iniziamo quello che potenzialmente potrebbe essere l'ultimo video del canale, perché c'è un vento incredibile oggi, sembra che l'estate stia esalando veramente gli ultimi respiri e quindi ho paura che il cellulare all'improvviso voli e ci giochiamo appunto il fatto di fare i video. Allora ragazzi, un nuovo book tag e mi è venuto in mente sinceramente perché l'altra volta, se vi ricordate, c'era quella domanda, un libro che ti ha fatto venire fame, ecco. Da allora ho pensato un pochino che essenzialmente i libri trasmettono delle voglie, delle emozioni particolari. Allora io ho deciso di fare questo book tag, ecco, se vedete ondeggiare il vento, io e le mie voglie, ecco, così insomma vediamo di volta in volta un libro che ti ha fatto venire voglia di, ecco, che ne dite? Iniziamo, partiamo con la prima domanda. Allora, un libro che ti ha fatto venire voglia di dormire. Si vede che il libro era abbastanza noioso. Allora io qua nomino Il pipistrello di Joe Nesbo, mentre vedo ondeggiare sempre più pericolosamente il piedistallo dove è appoggiato il cellulare. E questo essenzialmente doveva essere un thriller. Dai thriller uno si immagina una bella dose di suspense. E anzi, un thriller non ti dovrebbe far dormire la notte. Invece Joe Nesbo, autore scandinavo norvegese, e niente, questo era il romanzo d'esordio. Ho voluto iniziare dal primo, ne ho comprato anche altri, devo dire un pochino più piacevoli, però Il pipistrello è ambientato tra l'altro in Australia con una serie di rituali lì, insomma l'ho trovato abbastanza noioso, un caso di omicidio, poi il problema è che si dilunga l'autore in una serie di cose abbastanza poco interessanti, quindi il sonno devo dire che non è tardato ad arrivare. Scusate, mi disturbo ogni tanto qualche coraggioso che cerca di andarsi a fare oggi il bagno a mare con queste onde, rischiando poi di annegare. Allora, un libro che ti ha fatto venire voglia di ridere. Ecco, qui sarebbe stato troppo facile nominare, per esempio, i libri di Stefano Benni, no? La Ndo Pio Pio, va bene. E invece ho voluto mettere secondo me, un libro di un'autrice che si chiama Marie Philips, che secondo me non conoscete, abbastanza misconosciuta qui in Italia. Il romanzo è I Cavalieri della Tavola Zoppa. E potete immaginare, è un romanzo abbastanza cavalleresco, però devo dire che è scritto in chiave comica, ecco, è una sorta di parodia della leggenda, così, di Re Artù, di Camelot, no? I Cavalieri della Tavola Rotonda. Qui è una tavola zoppa, immagina l'autrice che accanto alla tavola rotonda di Re Artù e degli altri cavalieri con la gilotta e via dicendo ci sia una tavola rettangolare, zoppa, non mi ricordo se ci avevano messo qualcosa, ecco, sotto il tavolo, però lì c'era una damigella che andava a chiedere appunto, ma mancando diciamo i cavalieri ufficiali si affida a un altro tipo di cavaliere, appunto, e da lì parte una sorta di parodia, perché anche Berlino non c'è, ma viene sostituito da qualcun altro e si affrontano, se non mi ricordo male, giganti e via dicendo. Insomma, un romanzo veramente, veramente piacevole che mi ha fatto ridere di gusto. Mi ricordo in particolar modo come ondeggia il cellulare. Casomai io c'ho il filo qua per tenerlo, cerco di salvarlo in extremis. Mi ricordo, non riesco a concentrarmi vedendolo ondeggiare così pericolosamente il cellulare. Mi ricordo, dice, ma perché non l'hai fatto dentro il video? Sì, perché mi piaceva insomma di poter registrare magari un penultimo video qua a mare. E mi ricordo che vi dicevo c'è una scena in cui c'era un funerale, era morto un re, se non ricordo male. Ed era talmente noiosa l'omelia che nessuno si sarebbe stupito se all'improvviso il re si fosse alzato e se ne sarebbe andato direttamente il cadavere, quindi. Passiamo all'altro. Un libro che ti ha fatto venire voglia di fare all'amore. Qua sarebbe, al solito, sarebbe stato molto facile giocare in casa nominando qualche libro di Sass, ma voglio andare invece su un romanzo di avventura di Wilbur Smith, che forse nomino sempre troppo poco. Il romanzo è il primo che lessi di Wilbur Smith, si chiama L'ultima preda. In questo romanzo, dice, d'avventura, diciamo, ci arriviamo là a quel punto, ci arriviamo perché, se ricordo bene, il protagonista era Sean Carney, che parte alla una caccia grossa, diciamo così, nei confronti di un elefante gigantesco, quindi un romanzo ambientato in Africa,
e viene lì un miliardario insieme a una figlia bellissima. Ecco, le vicissitudini porteranno appunto i due, mi pare che si chiamasse Claudia, e ho letto veramente molti molti anni fa, però mi è rimasto appunto nel cuore questo romanzo. E quindi questi due vivono una storia d'amore travolgente, perché poi loro da predatori vanno a uccidere questo elefante, poi si troveranno immischiati in una guerra civile e quindi si troveranno da predatori a preda. Ecco, diciamo che loro nell'ambito di questa adrenalina, di questa avventura che vivono, ecco, diciamo che fanno all'amore molte volte, tra cui alcune veramente in situazioni estreme, anche su un fiume durante che c'è la corrente, ecco, diciamo, insomma, quello là deve essere che poi Wilbur Smith, devo dire, che descrive con dovizia di particolare anche queste scene abbastanza hot, quindi diciamo che quello là è stato un romanzo particolarmente stimolante. Andiamo avanti, un libro che ti ha fatto venire voglia di piangere. Ecco, anche qui sono stato veramente indeciso, perché effettivamente molti libri mi hanno commosso, però qui nomino uno dei miei preferiti in assoluto, ed è Ti prendo e ti porto via di Nicolò Ammaniti. Ne potevo nominare anche altri di Nicolò Ammaniti, però ho preferito questo qui. E questo per me è stato il più emozionante, un libro che poi ho regalato anche ad altri, però poi c'è una domanda in seguito in cui ho scelto poi un altro libro. E qui devo dire che il senso, diciamo così, Ti prendo e ti porto via lo si capisce veramente verso la fine di questo romanzo. Ci sono vari personaggi, varie vicende che si intrecciano, però come sempre ci sono anche nei romanzi di Ammaniti, sono questi ragazzini, ecco. La parte finale è molto commovente, non ve la spoilerò. Ci mancherebbe altro, però devo dire che questo qua è veramente uno di quei romanzi che meritano di essere letti. Andiamo avanti, un libro che ti ha fatto venire voglia di riflettere. Allora, anche qui avevo scritto un libro, poi l'ho tagliato, l'ho messo poi alla fine, e io qua scelgo invece un libro di Pif, il mio compaesano, vabbè, siciliano, ecco, di Palermo lui, e il titolo è Che Dio perdona a tutti, no? Che c'è i puntini di sospensione, tutti quanti più o meno sappiamo la parte iniziale, diciamo, di questa frase. E qui mi ha fatto riflettere, perché il protagonista è ateo, è fidanzato con una ragazza molto molto credente, e fa una sorta di fioretto, ecco, diciamo così, per un mese vuol seguire alla lettera, diciamo così, il Vangelo, ecco. E i risultati saranno disastrosi, ma non nel termine che potete credere voi che lui non ce la fa, no, lo applica veramente alla lettera del Vangelo, quindi comincia ad aiutare tutti, comincia a porgere l'altra guancia, ecco, alla stessa fidanzata che da credente comincia inizialmente a dire, ma insomma, un pochino vedi di moderarti un po' nelle cose, no, lui la applica alla lettera, diventa un cristiano puro, ecco, e devo dire che le cose veramente vanno in una maniera veramente imprevedibile. Ecco, devo dire che questo qua invece mi ha fatto riflettere, diciamo così, sulle utopie del Vangelo e anche della religione stessa. Andiamo avanti. Un libro che ti ha fatto venire voglia di viaggiare. Oh, qua, questo forse è il più scontato, il più facile di tutti, però devo dire che questo libro si chiama Viaggi, di Michael Crichton. Ho un bellissimo ricordo, anche quando l'ho letto, è stato 13 anni fa, lo ricordo benissimo perché era il libro che stavo leggendo prima di sposarmi. Ecco, mi ricordo la notte prima di sposarmi, leggevo proprio le ultime pagine, appunto, di Viaggi, di Michael Crichton. Ecco, è inutile dire che in questo romanzo l'autore ha rimesso era un romanzo abbastanza autobiografico, quindi ha messo dentro tutte le sue esperienze. E io spero che l'audio si senta bene, perché sennò poi alla fine mi sparo, ecco, dopo tutto questo minutaggio, questo video, e in cui lui affronta i viaggi in Thailandia, in Africa, le scalate, le pesche subacquee, insomma tutte le avventure che ha potuto vivere quest'uomo, che era veramente una persona straordinaria, perché si occupava di tutto, era medico, quindi da scrittore, regista, sceneggiatore, ha fatto veramente di tutto. E quindi devo dire, questo qua è un libro che mi ha fatto sognare molto, infatti mi sono appuntato molti posti dove lui è stato, che un giorno ci vorrei anche andare. Domanda numero 7. Allora, un libro che ti ha fatto venire voglia di avere un amico. Anche qua ce ne sono tanti, avrei potuto nominare i libri di Lansdale, dove ci sono Happ e Leonard, no? Lì sono una coppia un po' come Bud Spencer e Terence Hill, però ho scelto un romanzo che portava anche lo stesso titolo, L'amico, ecco, si chiama L'amico ritrovato, di Fred Ullman.
E qui devo dire una storia molto toccante, in cui ci sono due compagni di scuola, ecco, diciamo così. Il romanzo è ambientato negli anni 30 in Germania, e uno un compagnetto ebreo e l'altro invece viene da una famiglia aristocratica, e come sappiamo, insomma, per le vicende che ben conosciamo, si verranno divisi, ecco, e poi alla fine si ritroveranno, ecco, in un certo senso. Non dico di più perché il romanzetto è veramente molto molto piccolo, sottile, lo trovate facilmente perché vedo che viene sempre stampato, in libreria lo vedo sempre, lo trovate tra l'altro con questa immagine che è molto evocativa, quindi L'amico ritrovato di Fred Ullman. Andiamo alla domanda numero 8, un libro che ti ha fatto venire voglia di scrivere. Qui darò un colpo. Ecco, diciamo, qua quando ho inserito questo titolo, tra l'altro allora io l'ho scritto, non mi ricordo bene qual era il titolo, allora, tanto metto qua l'immagine accanto, lo dico subito che è Il caso Enrico e Bene, adesso non mi ricordo se il titolo era esattamente così, di Joël Dicker. Io me li sono puntati qua e poi ho fatto il video, non sono andato là a spulciare su internet prima, sono andato un po' a memoria, anche perché insomma qua su in questo terrazzo neanche prende internet, quindi. Allora, vi stavo dicendo, qui riprenderò un colpo al mio amico Claudio Pinna, perché so che ama tantissimo per dire, questo libro. Allora, sul pipistrello sicuramente siamo d'accordo, perché una volta gli ho sentito parlare male anche lui del pipistrello di John Nesbo. Qui invece a me questo è un libro che io ho amato. Qualcuno in passato ha detto questo è un libro che o si ama o si odia. Io ragazzi, io l'ho amato, questo libro di Joël Dicker, tra l'altro è anche uno dei miei autori preferiti, perché poi ho continuato a comprare anche gli altri suoi libri. Penso che la storia sia abbastanza conosciuta perché è stato ristampato tantissime volte, ci hanno fatto la fiction, la serie televisiva, insomma su Enrico e Bè. E a me è piaciuto tantissimo il libro perché all'inizio di ogni capitolo c'erano dei consigli su come scrivere, insomma io l'ho vissuto, io mi è arrivato, diciamo così, il messaggio dell'autore, l'amore per i libri, l'amore per la scrittura. Ecco, e non è un caso che proprio in quel periodo, che se non sbaglio era il 2015, doveva essere più o meno quello, forse il libro del 2014 o 13, qualcosa del genere, 2015 comunque quando l'ho letto io, non è un caso che pubblica il mio primo libro, che era la raccolta di racconti, Pillole gastroresistenti, e penso che anche questo libro mi abbia dato un input in più, una spinta in più appunto per lanciarmi nel mondo della scrittura. Andiamo alla domanda numero 9. Un libro che ti ha fatto venire voglia di urlare dalla paura. Ora qua, naturalmente, ragazzi, io non ho mai letto un libro, sinceramente, che mi abbia fatto, in un certo senso, veramente paura, no? Ho letto tanti horror fra Dian Kunz e Stephen King e vi dicendo, però questo devo dire che mi ha inquietato nelle visioni, perché ciò che mi inquieta maggiormente sono le malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, in cui immedesimarmi, diciamo così, nella mente di un malato appunto psichiatrico. E qui appunto nomino la terapia, che non mi ho scordato a dirlo, la terapia di Sebastian Fitzek, autore tedesco che piaceva tantissimo, come succede spesso quando un autore mi piace tantissimo, poi in Italia non lo stampano più, non lo traducono, non lo stampano più, me lo fanno apposta, mi è già successo anche altre volte con vari autori. Ecco, devo dire che mi è dispiaciuto tanto i libri di Sebastian Fitzek, tutti quelli che hanno pubblicato li ho comprati, nomino questo qui anche se ce ne sono tanti, anche Il sonnambulo, però La terapia è il primo, così se volete anche andare a recuperarlo credo che si riesca a reperire anche facilmente. Niente, mi ha, diciamo così, inquietato per tutte le visioni, ecco così, le fobie, insomma, entrare appunto nei meandri della mente umana, negli incubi e vi dicendo, la terapia si riferì appunto a una terapia che veniva fatta, insomma, andatevelo a spulciare voi se volete su internet. Domanda numero 10, perché poi ne ho fatte 11, quindi siamo alla penultima. Un libro che ti ha fatto venire voglia di prendere a sberle l'autore. Oh, perché poteva andare anche con Dormire, però magari quello là, poveretto, l'autore è noioso e vabbè, allora ti addormenti. Questo invece è un libro che ti ha fatto veramente incazzare, talmente a tal punto che veramente andresti lì dall'autore e gli daresti due sberle, perché ha rovinato un qualcosa che in quel momento era veramente unico. A me è capitato, qua l'avevo nominato prima, lo ridico di nuovo, quindi con Stephen King. Il romanzo è Rose Mother. E anche qui spero che il titolo sia giusto perché vada a memoria, e questo è un libro che mi ha fatto veramente arrabbiare, perché per metà
libro, ma poi metà spaccato, per me è un libro abbastanza corposo, però per metà libro spaccato, devo dire che la vicenda era bellissima, un caso di maltrattamento di una donna da parte di un uomo che, se non vado errato, era anche addirittura poliziotto, e quindi violenza domestica, questa donna che alla fine decide comunque sia di scappare di casa, vivendo nella paura appunto di quest'uomo, essendo poliziotto la può andare a rintracciare un po' ovunque dove si trasferisca, no? Ha delle amiche così che l'aiutano e via dicendo. E sta di fatto che poi a metà romanzo tutta questa tematica così interessante, veramente coinvolgente, che non ti potevi staccare dal libro, all'improvviso si trasforma in una grandissima e merita cazzata, perché poi alla fine questi protagonisti entrano dentro un quadro, pensate un po', perché questa vicenda era legata anche a un quadro, e da lì in poi si finisce in una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, che niente aveva a che vedere con la prima parte del romanzo, ma una cosa veramente insulsa. Ho fatto veramente fatica a finirlo, per sì e per no, l'ho prestato anche a mia madre e mi ha confermato anche lei la stessa cosa: ma che cosa mi hai dato, che mi hai fatto leggere, in fin dei conti. Ho detto, magari non l'avevo capito io, però è veramente, era così. Stephen King in quel caso era veramente da dirgliene quattro. Concludiamo con un libro che ti ha fatto venire voglia di regalarlo a tutti. Allora, questo era il libro che io avevo inserito fra quelli che ti avevano fatto riflettere. Ecco, secondo me un libro che tranquillamente si può regalare a tutti e non si fa mai brutta figura è Il diario di Anna Frank. E potete capire perché l'avevo messo fra i libri che ti facevano riflettere. Beh, ragazzi, la tematica, Anna Frank più o meno, penso che la conosciamo tutti, no? La ragazzina ebrea che poi è morta nei campi di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale. E ha scritto questo libro che era giovanissima, credo che era, non mi ricordo se era 14enne o giù di lì, ecco, però sognava di fare la scrittrice. Mi ricordo che questo è anche un altro di quei libri in cui alla fine ho pianto in vari punti, mi sono veramente commosso per ciò che le scriveva, ma soprattutto per la fiducia che comunque sì aveva che la situazione si sarebbe risolta in un modo positivo, no? La fiducia. La fiducia negli esseri umani, ecco. Tra l'altro questa frase la scriveva proprio poche pagine prima che poi il diario si concludeva, perché poi alla fine venivano scoperti nel loro rifugio. E io ho una grandissima passione, perché ho visto qualsiasi tipo di sceneggiato appunto su Anna Frank. È un libro molto bello, io qua non ve lo posso fare vedere, ci avete qua l'immagine accanto. Però è veramente ricco di note, di cose molto interessanti. Il diario poi lo ritrova il padre, che è tra l'altro l'unico sopravvissuto della famiglia Frank. Mi ricordo se lo trova proprio lui o lo trova la signora che poi ritorna lì in quella casa. Comunque sia, poi alla fine è il padre, dopo varie insomma reticenze, non sapeva se lo doveva, se sarebbe stato giusto pubblicare così i pensieri di sua figlia, ma alla fine secondo me ha fatto una cosa veramente grandiosa, quella di pubblicare, perché penso che non ci sia un libro migliore che faccia riflettere appunto sulla crudeltà dell'uomo, su quello che è successo. E quindi questo qua veramente io lo regalerei veramente a tutti, da giovani, dai 12 anni in su, ecco, sì, no, mia figlia ha 11 anni, lo capirebbe benissimo, diciamo così, dagli 11 anni in su, secondo me. E andrebbe letto, lo dovrebbero leggere almeno tutti quanti una volta nella vita. Va bene ragazzi, con questo io vi saluto, non taggo nessuno perché tanto ho visto che anche se l'altra volta ho fatto un elenco, poi naturalmente giustamente si sono inserite altri, quindi non corro il rischio, non mi va di correre il rischio di dimenticare qualcuno. So che capita a poca distanza, diciamo, dall'altro book tag, quindi magari qualcuno si romperà anche le scatole a partecipare sempre ai book tag. Questo non l'ho trovato, non ve l'ho detto all'inizio, non l'ho trovato sui vari blog, l'ho creato io, mi è piaciuto così vedere un pochino. Poi mi piace ascoltare sinceramente le risposte, no? Anche visto che l'altra volta avete anche scritto. E amici che appunto seguono il canale hanno lasciato le loro risposte. Lasciate anche voi le vostre risposte a queste 11 domande, perché a me interessa, perché fra tutte le cose, sapete, a volte fanno i 5 libri da regalare a Natale, i 5 libri da leggere in estate, vi dicendo, ma alla fine sì, il collante fra queste cose è molto, perché i 5 libri da regalare a Natale, che poi se voglio regalare a Pasqua non si può fare, perché sono il tema natalizio, il tema no, ma secondo me così, comunque sia, se tu cerchi un libro magari che è d'avventura, che è un libro che ne so, un pochino più a tema, no? Secondo me in questi book tag si può trovare qualche indicazione, oppure qualche, diciamo così, qualche avvertenza su qualche libro che magari volevi prendere, ecco, e qui te lo trovi sconsigliato. Comunque sia, sono 11 libri, io i book tag mi divertono.
Spero che vi siate divertiti anche voi ad ascoltare questo video. Se volete partecipate, scrivete, insomma, noi ci vediamo al prossimo video. Non so se sarò ancora qua a mare, penso di sì, perché c'è un libro che sto ultimando. So che lo dico sempre, però prima o poi verrà ultimato, so. Perché gli impegni negli ultimi giorni, appunto, uno magari preferisce andarsene a mare, però lo finirò e farò la recensione. Con questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!